Signori, benvenuti alla 61esima brigata aerea. Qui imparerete a volare sugli MB-339. Farete un minimo di 2 missioni al giorno, alternate a lezioni di teoria e valutazioni del vostro operato. In ogni missione affronterete sempre un diverso livello di difficoltà e ognuno di essi sarà sempre superiore al precedente. Finalmente Bene. Si comincia a fare sul serio, eh? Come istruttori avrete 2 tra i migliori piloti dell'aeronautica. Provengono entrambi da reparti operativi. Il maggiore Altieri. Corso accademico Pegaso III. 3.000 ore di volo complessive su Starfighter e Tornado. Nome di battaglia Califfo. E il capitano Moles. Corsi speciali. 3.800 ore di volo sugli Starfighter. Nome di battaglia Furia. Ah, dimenticavo di dirvi che qui ci troviamo vicino ad una base NATO e quindi spesso vi troverete a contatto con piloti di nazionalità diverse. Voglio che fraternizziate durante le ore di libertà. Ci siamo capiti? Per quanto riguarda il lavoro, è inutile dirvi che richiede il massimo dell'impegno. Qui non ci sono vie di mezzo, ma soltanto una graduatoria finale. Chi entra farà il corso avanzato. Chi non entra andrà a casa. È tutto, buon lavoro. In piedi! Hai visto com'è arrivato? Questo ci farà a pezzi. Già, e tra poco toccherà a noi. Come lo chiamano questo istruttore? Califfo. Il nome non promette niente di buono. Questo è un tipo tosto. Vediamo. Bene, ragazzi. Questo è l'MB-339. E sarà il vostro aereo per parecchio tempo. Chiariamo subito una cosa. Io non ho molta pazienza come istruttore. A me piace volare, e da solo. Quindi rigate dritto. Chi mi darà problemi, avrà problemi. Adesso veniamo a noi. Questo è un turbojet, ed è completamente diverso dall'SF-260. Diverso il peso, diversa l'avionica, diversa la velocità, diversi i tempi di reazione. Insomma, è una bestia, e impegna molto di più. Avete domande da fare? Meglio così. Non mi piacciono le domande. Studiatevelo a fondo, sia dentro che fuori. È tutto vostro. Ci vediamo fra mezz'ora. Sai che ti dico? Che cosa? Mi piace il Califfo. È uno con le palle. Io non sono d'accordo. È un antipatico e un presuntuoso. Un pallone gonfiato. No, è forte. Faremo un volo di familiarizzazione. La durata della missione sarà di 50 minuti. Opereremo in zona di lavoro 7 e useremo il mio nominativo radio, Bianco 22. E adesso i velivoli. Rossetti, velivolo 17. Che sfiga, il 17. Zucchi, velivolo 42. Coleman, velivolo 43. Salvi, invece, velivolo 35. Ferrara, velivolo 14. E Tozzi, velivolo 15. Adesso andate agli aerei e fate i controlli. Rossetti. Sì, signore. Un buon pilota non è mai superstizioso. Ricordalo. Sì, signore.
007, autorizzato al decollo, vento 5 nodi. Ricevuto. Perché? Dovrei averne? Le domande le faccio io, ragazzo. Limitati a rispondere. Ok, signore, nessun problema. Autorizzato al decollo, vento invariato. Ok, ricevuto. Sei sicuro? Certo. Adesso vediamo se è proprio vero. Ancora tutto bene, ragazzo? No, signore. Veramente ho qualche problema con l'ossigenazione. Dillo prima un'altra volta. Leggermente stordito, signore. È come se avessi le vertigini. L'effetto dell'ossigenazione, sta tranquillo. Mi sento male, signore. Hai problemi allo stomaco? Un po'. Togliti pure la maschera. Respira profondamente. Ti lascio i comandi. No, signore. Vedrai che passa. Non ce la faccio. Ok, rientriamo. Come è andata? Ah, per me benissimo.
Niente di ciò che è accaduto era imprevedibile. Quindi, tutto sommato, la missione non è stata negativa. Questo vale anche per voi, che se non avete avuto problemi con la maschera, ne avete avuti con la visualizzazione degli assetti. Ma di questo ne parleremo in seguito. Tu, invece, resti bene a dare un taglio alle tue arie da primo della classe. L'Accademia è una cosa, la scuola di volo un'altra. In quanto a te, cerca di non sottovalutare mai nulla, Rossetti. L'MB è una belva nel suo genere. Domarlo potrebbe essere meno facile del previsto. Ma come, signore? Questo è tutto, tenente. Potete andare. Si dà tante arie. Sembra che lo sappia portare solo lui un aereo. Sì, scusa, ma non dai giù voglia. Poi andrà meglio, vedrai. Accidenti. Ma chi si crede di essere? Giusto. Ma... E poi hai visto come ci tratta? Era a te che piaceva. Mi sembrava un tipo giusto. Ma non avevi detto che era uno forte? Beh, guarda, adesso mi è proprio scaduto. Da questo momento ha chiuso. Ehi, Coleman, oggi si vola da Dio. Beh, che c'è? Perché non ti alzi? Ma fa male a capo, non sto bene. Avanti, che cos'hai? Non me la sento più di volare. Ma che stai dicendo? Ho paura, tengo paura di volare, va bene? Ma che cazzo dici? Sei impazzito? No. Vuoi un pugno sul muso? Voglio che tu mi lasci in pace, hai capito? Ok, ok. Se la vuoi piantare col volo, piantala pure. Sei liberissimo, sai. Però non puoi impedirmi di dirti che sei uno stronzo. Ah. Sì, uno stronzo. Cosa credevi che fosse, una passeggiata, eh? Bisogna sputare sangue per farcela. Così come lo hanno sputato gli altri prima di noi. E come sicuramente lo ha sputato tuo padre. Ma evidentemente non hai preso da lui neanche un po'. Va bene, adesso raccogli le tue cose e vattene. Quando torno non voglio più trovarti. E mo pure io vado a fare il pilota come lui. Chi l'avrebbe detto? Io. Io lo sapevo. Io l'ho sempre saputo. Perché tu sei tale quale essa. Bello e buono. Un bravo vaglione. Thank you.
Ce la farai, no? Ne sono più che convinto. Noi due ci arriveremo insieme, in fondo. Mm? Ok, ti giuro che non ti deluderò più. Questo te lo prometto. Dai, ti aspetto. Ok, amica. Temperatura e giri nei limiti, signore. Ok, Coleman, tieniti pronto a partire. Mi metto in contatto con la torre. Torre da Bianco 22, pronto al decollo. Autorizzato decollo, vento invariato. Ce la farai, devi farcela. Come va, Coleman? Adesso meglio, signore, molto meglio. Scusa, è rientrato Bianco 22? Io ancora non ce l'ho, chiedo alla torre. Non è rientrato Bianco 22? Affermativo, è rientrato. E devo chiedervelo io. Veramente stavamo per chiamarvi adesso. Sarà qui a momenti. Grazie. Oh, Bianco 22 è atterrato. Hai 3-5, 60 minuti. Uè, Mauro. Grazie. Andiamo, bisogna brindare. Ma è proprio sicura che non farà nulla per venirmi a cercare? Ma mia cara, la situazione è quella che è. Io te l'ho già detto. Comunque prendi pure un'altra carta, vediamo che dice. Io dico che appena verrà in licenza si farà sentire. E così rinunci alla tua licenza? Hai proprio deciso di fare il duro, eh? Senti, a me non me ne frega più niente. Grazie, Giovanni. Hai intenzione di passare tutta la notte sui libri? Sono ore che sei qui dentro a studiare. Ancora un po' e poi me ne andrò a dormire, mamma. Non vorrei disturbarti, ma ti faccio presente che è quasi mezzanotte. Ci sono abituato, perché bisogna studiare molto per volare. Ma adesso sei in licenza, Stefano. Goditi questi giorni. Riposati. Magari, ma non posso. Devo proprio studiare. Ma non devi prendere alla lettera quello che dice tuo padre. Essere primo, secondo o anche terzo non ha poi tanta importanza.
Lo so, ma non pensare che lo faccia per lui. Però forse ti ha un po' condizionato. Sì, forse. Ma l'avrei fatto ugualmente. Per me. Solo così mi sento realizzato. È proprio vero, dai figli non bisogna aspettarsi niente. Vai, e falla finita con la solita lagna, ti prego. Voi siete solo capaci a prendere e pretendere, in questo siete bravissimi. E poi cosa ti ho chiesto? Un piccolo sacrificio. Chiamalo piccolo. Grande non mi sembra. Non puoi sapere come l'ho aspettata questa licenza. Speravo di potermi alzare a mezzogiorno e invece mi hai fatto alzare alle 6. In più mi hai fatto mettere anche la divisa. Sono 20 anni che mi alzo alle 6 e metto la divisa. Allora è chiaro, evidentemente siamo diversi. Attento, ma che accidenti fa? Ma perché ci tieni così tanto a portarmi dal tuo colonnello? Avanti, su, dimmi perché. Perché lui è un colonnello e io sono un capitano semplice che rimarrà capitano per tutta la vita. Lui non me la fa sentire la differenza, però la differenza si sente. Ma scusa, io che cosa c'entro in tutto questo? C'entri, perché da quando sei entrato in accademia le cose sono leggermente cambiate. Ora mi sento quasi pari grado, lo capisci? È diverso. Per questo ti voglio portare da lui. E non me lo potevi dire subito che era così importante. E non lo potevi capire da solo, eh? Hai ragione. Va bene, dai, metti in moto, andiamo. È un momento, adesso arrivo. Ma senti un po', ma che vuoi dire? Che siccome che stai in licenza, mo che vuoi fare? Non ti vado ad aiutare papà tuo? Ti fa schifo da me una mano? Ma no, papà, non è questo il problema, dai. Ma allora che mi vuoi dire? Che sei tanto contento di aiutare papà tuo? Bravo, sono tanto contento di aiutare il mio papà a caricare il vino. Lo so anch'io che tu sei contento, ma è quella esageratamente ambiziosa fumettara di mamma tua che t'ha messo dalla capoccia di farlo pilota. Sta maledetta. Ma lo sai come va a finire? Sentiamo come va a finire. E te lo dico io come va a finire. Che tu ti stanchi e che ritorni a aiutare papà tuo qui. Perché sai che qui ci sta lo pane sicuro e anche lo vino. Se ti sbrighi a aiutarmi a caricarlo. Eppure accadde. Teneva una sorrisa così dolce che era fino rumore. Ci eravamo conosciuti la domenica prima, in una sala da ballo. E quello era il nostro primo appuntamento. Gesù, com'era emozionata mamma. O Gormer saliuto in ganna e non c'era verso a rimandarlo giù. Lui lo capì e allora sai che facetta. Ti dette un bacio? No, sono attenta a parlare. E parlava. Ma a modo suo, hai capito? Più americano che italiano. E tu? Io facevo finta di capirlo, ma poi lui se ne accorse. E allora scoppiamo a ridere tutte e due. E poi ci guardiamo negli occhi e ci baciamo. Allora io sono nato là. E là? Che significa? Nei paraggi, ecco. Però aspetta, voglio precisare, non sei mica nato quella volta. Sei nato dopo parecchio tempo, ecco. Prima o dopo? Eh no, scusa, c'è una bella differenza. Sai, allora queste cose ci tenevamo tanto. Magari adesso non contano più. Già, mo fanno ambresso. Avanti, parliamo di una cosa seria. Questa bella ragazza che sto aspettando, quando è che mi ha portato a conoscere?
Prima l'ha già trovato. E si capirà, è un bel ragazzo come te, che vuoi, non c'è nessuna difficoltà. Ma dai, non è così facile avere la fortuna che ha avuto papà, di trovare una ragazza bella come te, lo sai. È piaciuto? Tantissimo. Sai, questo motivo faceva prima da Nina Nanna e poi da sveglia al tuo Alfredo. Era così carino, l'ho tirato su come un figlio. Beh, io sono pronto. È già ora? Sì. Ciao, zia. Riguardati. Ciao. No. Niente lacrime. Scrivimi, telefona. Non lasciarmi senza notizie. Sta tranquilla. Non devi farla soffrire, Alfredo. Non lo merita. È così carina e ti vuole tanto bene. Lo so, zia. Lo so. Non è facile, sai, oggigiorno trovare una brava ragazza come la tua Carla. Neanche trovare uno come me è facile. Ciao, amore. Tornerò. Come sono andato? La prossima volta andrà meglio. Ciao. Ma che matto. Bene, ragazzi. Fino a questo momento abbiamo scherzato. Lo chiama scherzare, lui. Sì, altro che. Che cosa c'è, Ferrara? No, no, niente, signore, mi scusi. Non volevate roba tosta? Beh, ci siamo, si comincia a fare sul serio. Adesso vi farò vedere una vite. È la prima delle manovre che cominceremo a fare nei prossimi giorni. Che ce la fa vedere sul video? Osservatela attentamente, perché è importante. Ecco. In pratica si tratta di un'autorotazione. E io dovrei fare quella roba. Mamma mia. Adesso la rivedremo rallentata. Osservatela con attenzione. Vi insegniamo questa manovra per abituarvi a controllarla in caso vi capiti di farla non intenzionalmente. Sarete piloti militari e in guerra può capitare di tutto, anche di essere colpiti. Sapere uscire da una vite può limitare i danni. E ora aprite bene gli occhi. Ecco. Guardate bene. Non vi distraete. È importante. Ecco. Cercate di fissarla nella mente, perché è questa la sala parto della manovra. Di ogni manovra. È qua dentro che nasce. Se non la visualizzate, non la sentirete. Se una manovra non si sente, viene fuori male. Sempre. Senti un po', non ti sembrava un pochino sbilanciata in uscita? Sì, può essere. Beh, cosa c'è, Rossetti? No, nulla. Mi stavo solo chiedendo chi è il pilota che ha eseguito quella manovra. Io? Perché? Semplice curiosità, signore. Coraggio, di quello che volevi dire. Beh, mi è sembrata un po' sbilanciata in uscita, no? Tu credi? In effetti il velivolo è uscito dalla vite leggermente in ritardo quel giorno. Capita a volte. Veramente, signore, non c'è bisogno che mi dia giustificazioni. Guarda che non mi sto giustificando, Rossetti. Adesso potete andare, ci vediamo domattina in linea volo. Certo che consultare un orario ferroviario è più difficile che interpretare una mappa del tesoro. Ma comunque, se ho capito bene, il nostro treno dovrebbe partire intorno alle 19:30. Quindi se riuscirai a chiudere quella specie di baule che vuoi portarti dietro, forse ce la faremo a prenderlo. Ecco fatto. Non ti preoccupare, non lo perderemo il nostro treno. E poi, scusa, se tu non ti fidi di me, che amica sei?
No, guarda che se io non fossi tua amica, non mi sarei mai iscritta anch'io all'Istituto Greta Garbo, una scuola per aspiranti modelle. Beh, però pensandoci bene, non sono poi tanto male, no? Fuori la verità. Come me la cavo? Autorizzato al decollo, vento invariato. Siamo in quota. Bene, iniziamo la virata. D'accordo. Velivolo 4-2 rientrato. Velocità? 120 nodi. Ok, riduci a 110 e iniziamo la virata. Va bene. Velivolo 3-5, controllato, finito. Mantieni la pedaliera a fondo corsa, Tozzi. Barra al centro! Barra al centro! Mi si sposta, signore! La barra si sposta! È l'oscillazione del velivolo durante la caduta che la sposta. In questa pausa devi equilibrare. Ecco. Così. Ok, rientriamo. Bianco 22, pronto al decollo. Ok, autorizzato. $14.300. Entriamo in rotazione. Ok. Preparati a fermare la rotazione adesso. Centralizza la pedaliera e richiama. Ecco, così. Velivolo 4-3, rientrato. Check IAS effettuato, signore. Metti la pedaliera a fondo corsa e vai. Velivolo 1-4, ecco, rientrato. Grazie. Tieni d'occhio il punto scelto per l'orientamento direzionale, Rossetti. Ci sono. Pronto alla rimessa? Pronto. Diecimila piedi, signore. Non superare i 240 nodi di velocità. E livella. Dai potenza, dai potenza. Parametri di volo livellato ripresi, signore. Il fondo è meno tosta di quanto immaginassi. È tosta farla bene. E io come l'ho fatta? Di merda. Ah. Porca...
Non ti preoccupare. Manca ancora un mese agli esami. Hai ancora tempo per prepararti. Coleman. Oh, togliti quell'affare dalle orecchie. Ah, che c'è? Che dici? Ascolta, fa finta di non conoscermi adesso, ok? Che vuoi? Insomma, tu mi stai vedendo ora per la prima volta. Ma che stai dicendo? Fa come ti ho detto, guardami. Adesso mi volto e tu mi guardi. Ok, ti guardo. Allora, ti sembro antipatico? No, sei mai fesso. Rispondi, su, ti sembro antipatico? Do l'impressione di essere un presuntuoso? Ma no, solamente un poco scemo. Non scherzare, avanti. Che impressione ti faccio? Ti sembro antipatico? No. Presuntuoso, allora? Ah, nemmeno. Solo un po' esaurito. Su, avanti, ti porto in infermeria. Guarda che non sto scherzando. E neanche io. Ti pare che con un amico nelle tue condizioni, mo adesso uno si mette pure a scherzare. Uffa. Ma comunque non ti devi preoccupare, perché preso in tempo e con una buona cura, puoi anche evitare l'immediato ricovero in manicomio. E pianta. Insomma, Mauro, si può sapere che cavolo ti passa per il cervello? Voglio capire perché Altieri ce l'ha tanto con me. Me lo potevi dire subito. Perché? Tu ne sai qualcosa? E certo che lo so. C'era una ragione. Gli sto antipatico, no? No. Ma sì, lui pensa che io sia un presuntuoso e mi ha preso di mira per farmi abbassare le penne. Ma no. E allora perché si comporta così con me? Eh? Perché ci tiene. Pensa se non ci tenesse, allora. No. Il motivo è un altro, è molto più semplice. E sarebbe? Che è un figlio di puttana. E basta. Solo che io lo sono più di lui. Secondo me ti sbagli. Invece cerca di non sfrocogliarlo troppo, se vuoi andare avanti. Tu vedrai che gli combino. Ehi, quello ti fotte. No, sono io che fotto lui. E come? Come? Studiando come un matto. Elegante, morbida. Coraggio, Stefania, concentrazione. Ci vuole concentrazione e tanta sicurezza. Certo, camminare con guerra e pace sulla testa si incute una certa soggezione. Su le gambe! Su! Bene! Grave! Così! Slancio in alto! Ma tu non hai già posato altre volte? No, perché? Beh, per essere la prima volta ti muovi molto bene. È un istinto naturale. Brava. Tu devi assolutamente dimagrire, cara. Ma come, ancora? Già mi sogno la Madonna del Rosario che mi offre un piatto di rigatoni al fuoco. Così va bene, ma appena un po' più accentuato.
Bravo. Beh, che fa? Vogliamo andare o no? Sì, arrivo. Allora, andiamo. Un attimo, aspetta, è quasi finita. Guarda che qua è già graffiata, eh. Sì, lo so, e qui devi dare una verniciata. Ah, questa luce è fulminata, devi cambiare la lampadina. Ma perché non l'hai fatto tu? Il contachilometri no, quello va bene. Ah, il carburatore è sporco, oh, fatelo pulire da Alfredo, dai, dai, sta tranquillo. Una mezz'oretta, vai lì e te lo fai pulire, ma non è una tranquillo. Cosa lunga. Su, dammi la chiave. Ah, mi raccomando, non me la rovinate. Stai tranquillo, stai tranquillo. Ci vediamo al Penny Club. Va bene, ci vediamo. Ehi, a dopo. Non vi fate fregare dagli americani, eh. Gli americani? E me lo viene a dire proprio a me. E quando mi fregano a me gli americani? Io sono anni che li tratto, chiedila tu. Va bene, va. Voi andate via. Piano! Piano! Oh! Mannaggia! E questo è il bar? Sì, è questo, siamo arrivati. È qui che teniamo appuntamento. Io vado dentro a vedere se è arrivato Jack. E tu intanto stai qui e cominci a studiare il movimento, va bene? Mauro, molla la moto e vieni dentro, ce ne stanno due. Ma Jack dove? Ma non si è ancora visto. E poi che ti importa a te di Jack? Ti ho detto che ci stanno due ragazze che non finiscono mai e tu vai pensando a Jack. Dai, svegliati su. Ok. Mi guardi i caschi, per favore? Certo che tu sei un tipo strano, eh. Ma come, ti dico che ci stanno due belli uguaglioni e tu pensi a Jack? Lo sai che mi voglio comprare? Una macchina americana. Ho capito, tu c'hai la testa vuota a perdere. Lo vuoi sentire un mio consiglio? Tu pensa prima alle ragazze e poi pensi alla macchina americana. Ma io la ragazza ce l'ho già. Ecco, sono quelle due là, guarda, guarda che creature. Dai, andiamo. Buonasera, serve aiuto? Che tristezza vedere un'aquila ridursi a fare il pappagallo nei bar. Ma che ci fai tu? Io frequento l'istituto Greta Garbo. E da quando hai deciso di metterti a fare la modella? Da quando mi sono liberata d'un peso che mi rendeva la vita quasi impossibile. E come mai hai scelto proprio il Garbo, tra tanti istituti che sono sparsi per l'Italia? È una scelta. E le scelte non si discutono. Dovresti saperlo, no? Comunque adesso scusami, ma devo proprio lasciarti. Stefania, eh? Riprendi il controllo dei sensi e andiamo, eh? Ah, sì, certo. Attenta, ragazze, ci sono molti pappagalli in giro stasera. Se sono tutti come te, non c'è da preoccuparsi. Complimenti, tesoro, sei sempre dolce e disponibile come al solito. Due birre. Senti, adesso vi racconti chi sono e come le hai conosciute, ok? Dopo i primi 90 gradi di virata, ricercate un punto di riferimento al suolo basso e ben definito. Quindi mettete dentro l'aerofreno alla velocità di 120 nodi. Mi raccomando, ragazzi, questa volta siete soli. Non ci sarò più io a dirvi quello che dovete fare. E ricordate, nel malaugurato caso arriviate in situazione di volo incontrollato a 6.000 piedi, lanciatevi fuori. C'è un solo modo per evitarlo, Coleman. Stare attenti a non arrivarci mai. Adesso andate, raggiungete gli aerei, fate i vostri controlli e partite. Io vi seguirò da qui. Bianco 318, zona lavoro. Bianco 318, zona 7. Riportare raggiungendo. Ricevuto. Bianco 318 a torre. Pronto al decollo. Autorizzato al decollo. Vento 2,40. 5 nodi in aumento.
Ok, ricevuto. Bianco 318 decollato. Torre bianco 318 in finale, controllato, finito. 318 a terra. Bianco 320 in finale, controllato, finito. 320 a terra. Bianco 325 in finale, controllato, finito. 325 a terra. Bianco 323 in finale, controllato, finito. 323 a terra. Bianco 321 in finale, controllato, finito. 321 a terra. Dato l'atterraggio, vento al traverso 10-15 nodi. C'è una perturbazione in arrivo. Vento previsto 30 nodi. Avverti la sala operativa. Ok. Ok, grazie. Perturbazione in arrivo, maggiore. Vento previsto 30 nodi al traverso. Annulliamo la missione di Rossetti. Stoppate bianco 330. Missione annullata. Negativo. È già decollato, maggiore. Chiamo Rossetti. Bianco 330 da sala operativa. Bianco 330 da sala operativa. Oh, oh, ma che succede? Hanno annullato la missione di Rossetti. Torna giù, ragazzo. Missione annullata. Perché, signore? Torna giù, ti ho detto. Le condizioni meteo non sono più favorevoli. Sono già in quota, maggiore. Posso provare? Col vento a 30 nodi al traverso, puoi soltanto ammazzarti. Torna giù, ho detto. Ok, torno giù. Così va meglio. Nella discesa, portati sulla verticale di San Pietro in Bevagna. Io ti seguirò dalla biga. Ok, signore, vengo giù. Stai venendo giù, Rossetti? Certo, signore. Ma solo dopo aver fatto la vite. Yuhu! Bianco 330 da biga. Bianco 330 da biga. Sto arrivando, signore. Dammi la quota. 7.000 pieni. Oh Cristo, ma che accidente gli ha preso? Abbiamo una traccia sporca, maggiore. C'è qualcosa che non va sul 330. Bianco 330 da biga. Bianco 330 da biga. E accidenti succede lassù. Non controllo più l'assetto, signore. Dammi la quota. 6.000 piedi. È troppo basso, Cristo. È pericoloso. Lanciati. Cerco di riprendere quota. Lanciati, ho detto. Dai, vai, stupendo. Bianco 330 da biga. Bianco 330 da biga. Rispondi. Rispondi. Dai, rendi. Ce l'ho fatta, signore. Non direi proprio, Rossetti. Il peggio deve ancora venire. Ti aspetto qua giù. Ricevuto.
Bravo, sei stato davvero coraggioso. Ti ho già detto mille volte che qui non conta il coraggio, ma la disciplina. Sì, signore. Ti avevo ordinato di lanciarti, perché non l'hai fatto? Perché so quanto costa un aereo, signore, e ho cercato di salvarlo. Giusto. Niente da dire. Anch'io preferirei salvare un aereo piuttosto che un pilota. Specie se è una testa calda come te. Ma quelli che sono sopra di me non la pensano così. Quindi dovevi attenerti agli ordini e lanciarti. Sì, signore. Dovevi attenerti agli ordini e non fare la vita. Ma non l'ho fatto, e come signore. Cazzo hai fatto a imbardarti se non hai fatto la vita? Io... No, aspetta, non dire nulla. Te lo dico io cosa è successo. Sei entrato accidentalmente in una nube e hai perso il controllo. È proprio così, signore. Ecco, infatti, ci avrei giurato. Ok, non hai fatto la vita. Devo prendere per buona la tua parola. Non ho prove da portare davanti al consiglio per farti segare a dovere. Ma sappi che non mi prendi per il culo. Sono stato allievo anch'io, quindi stai attento, ragazzo. La prossima volta non avrò pietà. E adesso togliti dalle palle. Come sta andando, ragazze? Sì, molto bene. Ecco, bene, così. No, no, più leggero in quel punto. Ecco, brava. Usa questo, Gioia. Ti si adatta di più. Grazie. Oh no, ma qui io vado praticamente crazy. Che succede? Io sono black e lui dato fondotinta bianco for me. E se pa possibile? Ho capito, prova questo. E andrà tutto bene, ok? Ok. Quando parla Debra ci vorrebbero i sottotitoli. E dai, povera Debra. È il solito destino dei figli dei diplomatici, sempre in giro per il mondo. E poi sembra che stia studiando seriamente per imparare l'italiano. Sì, sì. Si sente. Bisogna saper interpretare l'abito che sfila e riempirlo della personalità che il modello suggerisce. Niente male. Se l'abito suggerisce l'idea di una donna sportiva, l'atteggiamento dovrà essere adeguato. Ed è altrettanto vero che se il modello è sofisticato, di gran classe, colei che lo indosserà dovrà sentirsi perfettamente a posto. Ma dico, stai scherzando? Immaginando quindi di trovarsi in una cornice adatta alla circostanza. Quindi... il segreto per essere una perfetta... No, non contare su di me, Adriana. Stai nel ricercare l'esatto equilibrio di personalità ed emozioni. Fa presto, Tina. Ora tocca a me. Accidenti, non lo trovo. Non lo trovo. Maledizione. Ma non è possibile. Era lì un momento fa. Lo so, Ninette, ma non lo trovo più. Oh, Cristo, ma come faccio adesso? Adesso vi mostrerò un completo semplice, giovane, ma anche di sicuro effetto. Osservate attentamente come lo indossa Ninette, una delle mie migliori indossatrici. Ninette? Ninette, prego! Scusate. Ninette! È brava. Brava. Brava, Adriana. Così anche ladra sei diventata, eh? No, senti, non l'ho rubato. L'ho soltanto preso in prestito. No, cara, non l'hai preso in prestito, l'hai trafugato. Il che mi sembra veramente negativo. E poi non ho capito cos'è questa idea di riconquistare Mauro facendolo ingelosire con un pinco pallino qualsiasi. Scusami, cara, ma è molto infantile, oltre che ridicolo. Scusa, non è detto che debba essere per forza un pinco pallino qualsiasi. E in quanto al fatto che ti sembra tutto così infantile e ridicolo, vorrei ricordarti che anche questo fa parte del grande gioco dell'amore, cara. Tu ti metterai nei guai, altro che grande gioco dell'amore. Ed è qui che ti sbagli. Io nei guai ci sono già... Comunque adesso andiamo, altrimenti facciamo troppo tardi. Sara, ma a me questa cosa sembra sempre più negativa. Accidenti a te, a chi ti ha insegnato questa maledetta parola. Andiamo.
Lo vedi che succede acconciarsi così? Perché, scusa, cosa c'è di strano? Questa è una tenuta da caccia, nient'altro. Sì, da caccia. Ho l'impressione che qui le prede saremo noi. Dai, Fifona, ricordati chi è a scegliere, siamo sempre noi donne. Se ce ne danno il tempo. Qui, se tutto va bene, ci saltano addosso. Carine. Tu le conosci? Stefania, ma perché sei così nervosa? Goditi il panorama, no? Adriana, ti sei resa conto che il 95% dei clienti presenti in questo bar sono maschi? Per favore, perché invece non andiamo al cinema? Perché abbiamo fatto questo programma. Quindi adesso piantala e per favore cerca di sorridere alla vita. Mi dai una sigaretta per piacere? Certo. Ci siamo. Ehi, possiamo noi offrire qualche cosa a questi due belle guaglione? Sì, no. Due aranciate, please. Mamma, dico, sei impazzita. Ma non avevi detto tu che dovevamo rimorchiare? Rimorchiare sì, ma non accontentarci dei primi due squallidi che arrivano. Ti rilascio da mano. Voglio bere qualcosa perché sto morendo dalla sete. No, pure tu. Forza, non metti mai la cavigliera. Colpa tua, sai, è un anno che ti metti la cavigliera, ma tu non vuoi sapere. Buon appetito, eh? Aspettatemi. Io non ti capisco proprio. Ci vediamo. Tu non mangi più, non dormi più. Passi tutta la giornata in palestra e ti impiastrici la faccia con mille intrugli e mi dici che diavolo vuoi combinare. Ma non hai ancora capito. Voglio diventare una famosa top model, guadagnare più di 2 milioni al giorno e trascorrere l'inverno infilata in una calda pelliccia di zibellino. Ma come? Non avevi detto che ti eri iscritta al corso, ma che non te ne importava niente, che volevi solo stare vicino a Mauro. Mauro? E chi è Mauro? Oddio, questa ha davvero fuso. Sul serio, non ti importa più nulla di Mauro? Ma secondo te si può rinunciare alla prospettiva di una brillante carriera solo per un insignificante pilota di nome Rossetti? No. E invece sì! Sì, devo diventare il massimo. Splendida, perfetta. E lui dovrà cadere stecchito ai miei piedi, strisciare come un verme. E se mi vorrà, sarà costretto a corteggiarmi, a conquistarmi, magari anche a rapirmi. Insomma, io non devo più essere una donna, ma un concentrato di sesso. Perché non provi ad essere più civile, invece? Hai ridotto questa camera a un bazar. Calze dappertutto, abiti sopra le sedie. Non rispetti gli orari del bagno. E al mattino fai dei gargarismi osceni. Ma quello che detesto di più è che le tue care amiche vengano sempre qui a fare salotto e ad inquinare l'aria. Ah, ma come fai a sopportarla? Non lo so. Ma ogni notte reprimo il desiderio di soffocarla con il cuscino. Anche se sono sicuro che lo sapete già, ricordate che una brava mannequin deve saper fare questa operazione anche da sola e in qualunque situazione. La corretta applicazione di un tipo di maquillage può risultare determinante per la riuscita di un servizio fotografico. Può dargli carattere, luminosità, quindi nel caso che... Mi scusi, che non so... ma non credo che la luce interiore che è in noi possa accentuarsi soltanto con un tocco di Gilles Cagny. Intanto fammi vedere se hai capito qualcosa, tesoro. Scusate. Scusate, ma devo dire qualcosa alle ragazze. Sono tutte tue. Il nostro istituto ha deciso di farvi partecipare al nuovo concorso fotografico che è stato indetto dal settimanale CoverGirl. È un concorso riservato solo alle allieve delle scuole di Model Bureau. È una stupenda occasione. È inutile dirvi che è una grossa chance sia per voi che per l'istituto. Quindi io voglio che diate il massimo. È tutto, grazie.
Carina, davvero. Ah, dimenticavo. La allieva vincitrice del concorso avrà anche la copertina del giornale. Buongiorno. Auguri. Beh, non sei contenta? A me non importa un fico secco di finire sulla copertina di CoverGirl. A me sì, ma figuriamoci se mi scelgono. Can we have another coffee at the table, please? Kobe, the germ. Beh, chi te ne pare? Non è il migliore di tutti. Oh, yeah, really sharp. Let's see. Mo. Ma fidati, Stefania. È proprio quello che fa il caso mio. Ma che? Sono tre ore che sta lì seduto a fissare quella radio. Sembra piuttosto pensieroso. Ma che pensieroso e pensieroso. Quello, secondo me, è un po'... Ah, ma non è possibile, non vedi che sguardo intenso? Sicuramente starà pensando a chi gliel'ha regalata. Ha un amore lontano, laggiù nel Montana. Eh sì, una bionda flessuosa che lascia il regalo di addio al suo amato Marini in partenza per le coste italiche. Ma l'America è lontana. Come dice il grande Dalla, è dall'altra parte della luna, mia cara. Tu e Dalla mi avete veramente ossessionato l'adolescenza. Sai cosa ti dico? Adesso io vado lì e gli chiedo cosa sta pensando. Ma figurati se ne hai il coraggio. Non stai a vedere. Lo sapevo io. Mai provocarla. Hai una sigaretta? No, io non fumare. Tu forse pensare a tua casa lontana, vero? No. Your girlfriend? No. Your mommy? No. Your brothers? Friends? Amici? Qualcuno? No. No. Ma, insomma, che cosa stai pensando? Pensare perché questo this son of a bitch of a radio non funziona. And me, very good technical, ma questo shit più very good than me. I give up. E io che credevo ti mancasse la tua ragazza. That's incredible. Io ho un'amica. Yeah. Tu vuoi avere un amico per mia amica? Oh yeah. Hey Bob, Bob, come here. Hey Steffi, come here. Io. Che dici, andiamo a farci una birra? Ok, facciamoci una birra. Forse è meglio una camomilla. Che c'è, la birra non ti sta più bene ora? Ma che ti incazzi? Quando andiamo al bar, ognuno si piglierà quello che vuole. D'accordo, scusa. Allora andare a spiaggia! Spiaggia, Tommy! Spiaggia! A spiaggia! Dai, sì, è un'idea! A wonderful idea! No, ma perché invece non andiamo a bere qualcosa in un bar? Ma se ci siamo appena stati in un bar! E va bene, andiamo in un altro, dopotutto non c'è solo il Benny. Ok, hon, let's go bar! E allora, go! Ecco, questo è good bar. Buono gelati, buono drinks. Ok? Ok, proviamo. Mi aiuti? Sure. Oh, grazie. No, per carità, è di uno squallore incredibile. Ti prego, Tommy, andiamo a cercarne uno migliore. Ok, baby. Cosa vuole il tuo amico? Non lo so, ma comincio ad avere dei sospetti. Yeah.
fermiamo qui a bere una cosa. Ma questo è Penny Club, darling. Noi eravamo qui prima. Sì. Che strano, mi sembrava completamente diverso. E dai, Tommy, scendiamo qui. Un momento. Ma sei sicura di quello che fai? Non ti preoccupare, Stefania. So quello che faccio. Allora, vi muovete o no? Piace molto questo bar, eh? Non riesci a stare lontana? Sì, è speciale. Tu sei di qui? No, sto seguendo un corso per diventare indossatrice. Divertente. Come on, Steph. Ti è messa molto male per te, amico, molto male. Aspetta a cantare vittoria. Ehi, hey, guarda là chi ci sta. Io non vedo nessuno. Ok, hai vinto. E adesso? E adesso facciamo la rivincita. Non è meglio se lasciamo perdere qua e andiamo là fuori a farci quattro passi? No. È buono, che cos'è? Gin and tonic. Io adoro i ragazzi che giocano a biliardo. Mi ricordano tanto Pollino. Ah, oh, I'm a champ at biliardo. Vuoi una leva? Davvero. Vuoi che fate vedere? No, no, grazie, ti crediamo sulla parola. Ma sì, dai, Tommy, fammi okay. vedere come giochi. Come on, Bob. Ok. Hey, boys, quando finire? Mauro, guarda che questo ce l'ha con noi. Io non ho sentito niente. Insomma, mi dici perché sei sempre così provocatoria? È un dono di natura. Ti ho detto quando finire. Mauro, guarda che questo ce l'ha proprio con te. E io continuo a non sentire. Mio amico ha detto quando vuoi finire. E si vede che il mio amico è sordo. Senti, ma voi che volete da lui? Ok, guys. Avete due minuti di tempo per finire la vostra fottutissima partita. 2 minutes! E poi che succede? Dopo noi prende il vostro biliardo lo stesso. Scusate un attimo, ragazzi. Non lo dico per urtare la vostra suscettibilità. Ma voi sapete contare? Cantare? No, guarda che ti sbagli, amico. Contare. 1, 2, 3, 4. Cosa? Non avete capito bene, ma ora ve lo spiego con calma, eh? Contare. 1, 2, 3 e 4. Noi siamo in 4, voi in 2 vorrei vedere come farete a prendere il biliardo. Anche noi siamo in 4, se è per questo. Però non ci abbassiamo a tanto solo per uno stupido biliardo. Avanti, ragazzi, andiamocene. Qui l'aria è diventata irrespirabile. Andiamo. Ma guarda che tipi. L'amica della due ragazze è carina, eh? Cool.
avanti. Ma te lo immagini se scelgono una di noi sulla copertina di Cover Girl? Io non ci posso ancora credere. È come acquistare un pezzetto di immortalità. La nostra faccia la vedranno proprio tutti. Giovani, vecchi, parenti, amici. E poi potremo diventare anche ricche e famose. Non è emozionante? Da morire. Già, in questo momento a te emozionano solamente gli americani. A proposito. A proposito di cosa? Dobbiamo assolutamente trovare due ragazze per i compagni di Bob e Tommy. Sì, già fatto. L'ho chiesto prima a Rebecca, ma sai, Madama la Marchesa non concede mai le sue grazie alla truppa. Invece Carmela e Debra hanno subito accettato e quindi saranno dei nostri. Ma scusa, tu non eri contraria. Come mai ti stai dando da fare così tanto? Per altruismo, mia cara, per puro altruismo. Perché ho capito che lo fai per Mauro e allora da brava amica ti do una mano. Guardami un po' negli occhi. Non avrai dei secondi oscuri fini. Ma no. Lo faccio... Vediamo, come posso spiegarti. Lo faccio solo perché ho una natura romantica e mi è sempre piaciuto l'intrigo amoroso. Eh già, in fin dei conti la nostra generazione è cresciuta all'ombra delle telenovelas. Ragazze, muoversi per favore. Ma questi americani arrivano o no? È strano, di solito sono puntuali. Certamente avranno avuto qualche problema alla loro base, vedrai. È vero che uno di questi amici di Tommy è tale quale a Richard Gere? A Richard Gere? Beh, li ho detto così, altrimenti non veniva. Why do you expect Marines americani? Questi qui non buoni. Per carità, tesoro, neanche a parlarne. Questi sono piloti. Ma almeno sono maci. E maci niente male, direi. Ragazze, guardare ma non toccare, ok? Giusto. Sì, pourquoi? Perché è una lunga storia, Debra. Uno di questi giorni te la racconterò. Però per adesso, mi raccomando, fate tutte finta che non ci siano. È una parola. Sono tutti così carini. Specialmente quello che fuma. Ma cosa fai? Guardi anche tu adesso. È un riflesso condizionato. Oh, buono. Le amiche della tua ragazza ci stanno guardando. E allora? E sorridono pure. Mamma mia, quando una ragazza mi guarda così mi si mettono in moto le turbine. Ma pianta, la scema. Lo spirito è forte ma la carne è debole. Che facciamo con quelle? Vi ho già spiegato che è tutta una commedia. E non fatevi riconoscere, sembra che non avete mai visto una donna in vita vostra. È una trappola, è chiaro. Anche se è una trappola, sapete che vi dico? Io ci vado. E io vengo con te. Ma fate un po' come cavolo vi pare. Senti, io vado a controllarli. Siamo i piloti della base aerea qui vicino. Non vi abbiamo mai visto, così siamo venuti a conoscervi. Io sono Alfredo, lui è Sergio, lui è Colin. Ciao. Siete libere stasera o avete degli impegni? E wait a minute, andare in discoteca. No appuntamento with these girls. È vero, abbiamo già un appuntamento con loro. D'accordo, calma. È il tono che non mi è piaciuto. Neanche a me è piaciuto tanto. Infatti sei stato un po' Eh sì, sono d'accordo anch'io. È chiaro, amico, hai sbagliato tono. The tone, capito? Toro seduto. Hey, what is this toro seduto? Non sai chi era toro seduto? Era un pelle rossa, un selvaggio come te. No!
Amici, la basta! Stop! Ma volete smetterla, basta! Smetterla! Litigare, non è giusto che voi fate questo, basta! Se proprio dovete litigare, provate a farlo in un altro modo. Con una bella sfida, una sfida leale. Non avete visto gioventù bruciata? Sono fiero di voi, signori. Bravi. Molto bene. Vi faccio i miei complimenti. Avete fatto un'ottima figura. Non esito a dirvi che siete l'orgoglio, il fiore all'occhiello dell'aeronautica. Bel colpo. Quello che avete fatto è davvero intollerabile. E sarà punito adeguatamente. Devo ricordarvi che siete degli ufficiali dell'aeronautica con delle responsabilità militari inconciliabili con questi atteggiamenti da bulletti di quarta categoria. E toglietevi quegli occhiali. Non servono certo a nascondere che l'avete presa. Ma, signore... No, no, basta così, tenente. Adesso ritenetevi tutti consegnati fino a nuovo ordine. Fuori dai piedi. È tutto. Loro hanno fissato alle 21. Come? Alle 21 di domani? Eh sì, Bob mi ha detto così. Ma scusa, perché dovremmo incontrarci? Per stabilire il luogo, la data e le modalità della sfida. Lo sai quanto sono pignoli questi americani? Ma noi siamo tutti consegnati. È fino a nuovo ordine, quindi digli che non ci possiamo andare. Che c'entra? Anche loro sono consegnati, ma mi hanno assicurato che almeno uno di loro sarà presente. Ah, sti figli androcchiera americana. Inoltre Bob ha detto che se non ci sarete... Vuol dire che avete paura? No, questo l'amico non lo può dire. Allora vedete di trovare il modo di andare. È una parola. Ma, comunque, dove hai detto che ci sarebbe questo appuntamento? Alla villa prima della superstrada, ok? Ok, d'accordo, ciao. Allora, pare che abbiano detto che se nessuno di noi si presenterà là, vorrà dire che abbiamo paura, vero? E come no, testuale. E naturalmente dobbiamo andarci. Facile a dirsi, ma se ci pescano... Lo sapete che rischiamo l'espulsione, no? Comunque, la figura dei vigliacchi con gli americani non la possiamo fare. No. Già, anche questo è vero. È una situazione molto difficile. Coleman, per caso, Stefania te l'ha detto come fanno gli americani ad uscire dalla base? Magari. Ad ogni modo, ragazzi, uno di noi dovrà andarci di sicuro, giusto? Questo senz'altro. Ma chi però? Ci vorrebbe... un tipo furbo, uno, non so, che riuscisse anche ad imporre le nostre regole. Uno che non abbia paura di essere cacciato via. E un coraggioso. Uno che riesca a capire bene le regole del gioco proposte da loro. Quindi, uno che abbia dimestichezza con le lingue. Certo, uno che parli bene l'inglese. E magari anche un poco scuro di pelle per confondersi meglio, è vero? Bravo. Grazie, però io non ci vado. Eppure, se ci pensi, sei l'unico che abbia i requisiti richiesti. Certo. E inoltre sei anche l'unico che conosca alla perfezione l'inglese. Hai coraggio e sei anche sveglio. Ho coraggio, sono sveglio, ma non sono così stronzo da rischiare l'espulsione. Ma non ti beccheranno. Te lo insegno io il modo giusto per passare inosservato. Vedrai che all'uscita nessuno ti noterà. E anch'io ho una bellissima idea. Ehi. La mia idea è certamente la migliore. Coleman, senti, te lo dico io come devi fare, va bene? Ma che, ascoltami che è meglio. No, no, scusate ragazzi, se proprio mi devo rovinare, preferisco farlo con le mani mie, ok? To share some of my time, but I'm so busy trying to finish work left from today that I don't even notice when your shadow blocks my path.